Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Il Consiglio regionale della Toscana premia il Dream Volley femminile di Pisa nell'ambito del Sitting Volley, la pallavolo paraolimpica. La squadra toscana è campione d'Italia per la quarta volta consecutiva ed è oggi una delle compagini più forti al mondo. Per questo e per l'esempio di inclusione che rappresenta è stata premiata in Consiglio regionale. La premiazione è stata l'occasione per conoscere meglio questa disciplina del setting volley. La particolarità dello sport consiste nel fatto che disabili e normodotati giocano insieme, semplicemente tutti seduti a terra su un campo più piccolo e con la rete più bassa, senza l'utilizzo di alcun ausilio. Certo, per noi è una grossa soddisfazione perché da quando siamo nati abbiamo investito in questo sport che è il sitting volley, che è veramente molto inclusivo ed essere oggi qui è una grande soddisfazione. Il nostro movimento è cresciuto all'interno, abbiamo delle ragazze che sono alle Paralimpiadi, quindi insomma siamo veramente molto contenti del risultato. Allora, il Dream Volley è nato un po' per una scommessa nel 2003 con un paio di squadre giovanili e oggi noi abbiamo 300 atleti iscritti e abbiamo quindi atleti iscritti nelle squadre giovanili e poi serie regionali. Abbiamo anche una squadra in collaborazione nazionale di serie B maschile e poi abbiamo la realtà del sitting volley che conta due squadre, la squadra maschile e la squadra femminile, e con atleti che sono sempre in aumento. Il fatto di riuscire a comparire insomma in televisione e il fatto di avere avuto queste ragazze alle Paralimpiadi ci ha dato una certa visibilità anche nel territorio, quindi ci stanno contattando diversi futuri papabili atleti che vogliono venire a giocare con noi. È stata appunto una grossa soddisfazione perché sitting volley è uno sport che si deve far conoscere ed essere arrivati a livello regionale con questi risultati. Noi come squadra abbiamo vinto 4 scudetti nazionali, cioè di fatto da quando c'è il campionato ne abbiamo sempre vinto, abbiamo vinto 2 coppe. Abbiamo appunto tante atlete nella nazionale, quindi essere qua io penso anche per la Toscana sia molto importante. Ho voluto con forza questa premiazione per premiare delle ragazze che si sono distinte in questi anni e che hanno portato in alto l'onore della Toscana in Italia e nel mondo. È bello sapere che lo sport è inclusione, è bello sapere che attraverso lo sport ognuno può rendersi protagonista e cercare anche di dare risposte a quelle difficoltà che a volte possono abbatterti e che invece grazie allo sport riescono a diventare opportunità. È bello, entusiasmante che per il quarto anno consecutivo la squadra femminile di sitting volley di Pisa ha vinto il campionato italiano. È bello e significativo anche i risultati che hanno avuto a livello internazionale e che l'hanno portata al 6° posto alle Olimpiadi, alle Paralimpiadi di Tokyo. E allora il messaggio che oggi vogliamo mandare ai cittadini toscani, ai cittadini toscani è crederci sempre e sapere che attraverso lo sport si può guardare con speranza e ottimismo al futuro. In Consiglio regionale si è parlato di arte contemporanea con una conferenza stampa che ha riguardato il paese di Peccioli, che ritorna ad essere un museo a cielo aperto con l'evento Rampa di Lancio. Il borgo in provincia di Pisa dal prossimo 20 dicembre diventa il palcoscenico di un nuovo progetto artistico. Sono ormai 30 anni che in questo piccolo paese della Toscana si attivano progetti legati al mondo dell'arte contemporanea e nel tempo ci sono stati interventi molto importanti di artisti che qui hanno realizzato loro opere. Con questa nuova iniziativa Peccioli rilancia la sua attenzione come centro di arte pubblica tra i più interessanti a livello internazionale. Di Peccioli si sente parlare ormai da qualche decennio, possiamo dire, come uno dei centri d'arte pubblica più curiosi, più interessanti a livello non solo nazionale ma anche internazionale. Io quando mi ha chiamato il sindaco Macelloni di Peccioli ho scoperto, lo conoscevo già per averlo visitato in varie occasioni, ma ho scoperto una vitalità, un luogo straordinario. Sono riusciti a realizzare delle installazioni permanenti
quando in altre città ben più blasonate, più grandi, non si riesce a fare questo, no? Ovviamente si trovano molti più ostacoli. Quindi vuol dire che in regione intera, oltre ai grandi capoluoghi, le grandi città, si sta muovendo un fenomeno di innovazione, di aggiornamento sul contemporaneo importantissimo. Questa è una manifestazione che continua, prosegue in quell'itinerario avviato appunto dall'amministrazione da qualche tempo, e in linea con quella visione, con quel progetto, anche in questo caso le opere sono alcune permanenti, sono pensate site specific, come quella ad esempio di Paolo Parisi nella piazza principale di Peccioli, ed altre invece sono state collocate pensandole appositamente per andare a dialogare con diciamo le strutture architettoniche-urbanistiche del luogo, come quella di Mimmo Paladino e Domenico Bianchi, su questa magnifica terrazza disegnata dal Mario Cucinella, un'opera di nuova architettura che si inserisce perfettamente con il paesaggio, creando non solo una piazza ma un belvedere sulla campagna aperta di ineguagliata bellezza e modernità, direi. Poi ci sono tante altre opere. Questa volta ci siamo spostati da Peccioli anche in un altro piccolo borgo del territorio, Legoli, e dove lì anche giovani artisti hanno potuto esprimere la loro qualità artistiche. Alcuni sono addirittura, anche in questo caso, interventi site specific permanenti, come quello di Francesca Banchelli o di Emiliano Zelada. Altri si sono inseriti nella piccola chiesa che sovrasta questa collina, dialogando con quello spazio. Assolutamente sì, noi da tempo che lavoriamo sull'arte contemporanea, lavoriamo sull'idea che Peccioli possa rappresentare una tappa importante all'interno dell'arte contemporanea, perché crediamo che il valore di un centro storico come il nostro, l'impostazione medievale nel mezzo della campagna toscana, possa trovare un dialogo importante con l'arte contemporanea. Anzi, l'arte contemporanea può valorizzare anche, cioè questa toscanità può valorizzare anche i centri storici che quindi la storia ci ha consegnato come delle cose molto importanti e di valore. E ovviamente questo ulteriore progetto si innesca in questa linea di tendenza di fare di Peccioli un centro come dove uno possa fare un percorso complesso all'interno di un territorio e avere proprio un museo a cielo aperto d'arte contemporanea. Questo è l'obiettivo e mi sembra ci siamo già arrivati, e ovviamente questa ulteriore iniziativa a rampa di lancio quindi conferma questa impostazione. Quindi sono diversi artisti molto importanti che stanno facendo delle cose pensate per Peccioli, studiate per Peccioli e che rimarranno lì. Questo è il grande valore. È un momento importante che dà il segno della voglia di ripartenza. Peccioli torna ad essere capitale dell'arte contemporanea e io voglio ringraziare il sindaco Macelloni per la grande attenzione che rivolge sempre all'arte come momento di crescita umana e culturale. E sarà un tempo importante per Peccioli, perché porterà artisti noti, personalità che possono raccontare il presente e lo sguardo e gli occhi di un mondo che sta cambiando. Peccioli in questi anni ha fatto tanti investimenti per porre il cittadino al centro, e non è un caso che parte di questa mostra sarà proprio nel Palazzo Senza Tempo e su quella magnifica vista che è stata costruita lì nel comune di Peccioli. Allora un grazie per l'impegno sui temi culturali, grazie per l'attenzione che dimostrano sempre per le persone. Credo che questo sia davvero molto importante e riempie il cuore di ciascuno di noi. Si è svolta la cerimonia di chiusura delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Sono stati 100 giorni di eventi, quelli promossi dal Consiglio regionale della Toscana, con manifestazioni di vario genere, installazioni anche innovative, per celebrare il simbolo e l'icona della cultura italiana. La chiusura si è svolta presso il centro espositivo Carlo Azeglio Ciampi di Firenze, con la presentazione dell'Avatar Divina, simbolo che ha girato la Toscana in questi mesi. Sì, è evidente che Dante è la Toscana, è la nostra storia, la nostra cultura, e per noi come Consiglio regionale, come Ufficio di Presidenza, era un impegno importante. Ci siamo misurati
per la prima volta di fatto in una serie di iniziative che ha visto coinvolta tutta la Toscana, tante città, tutte le province, che ha coinvolto i ragazzi, i giovani, le istituzioni, le arti, ma soprattutto che ha voluto ricordare quella che era la nostra storia e soprattutto fare in modo che si fosse una condivisione diffusa e collettiva. Oggi è una giornata che celebra la conclusione di questi festeggiamenti e a nostro avviso è stato un anno importante, era un dovere, ce l'abbiamo fatta nonostante la pandemia e questo forse è il risultato più importante che abbiamo oggi condiviso con tutti coloro che hanno contribuito a fare di questo anno un ricordo importante di Dante. Abbiamo fatto delle iniziative popolari, l'obiettivo era quello di portare Dante il più possibile tra i cittadini e i cittadini della Toscana, non solo a Firenze. Direi risultato raggiunto con soddisfazione grazie alla Presidente Cristina Giachi, grazie a tutti i soggetti che ci hanno aiutato, è stato bello confrontarci con i bimbi, con le esperienze delle bimbe e dei bimbi delle scuole che hanno provato a approfondire, a conoscere Dante e che sono stati protagonisti dei Dantini in 5 città, in 5 comuni, borghi bellissimi della Toscana e poi gli spettacoli di Simone Cristicchi che ci ha raccontato il paradiso attraverso le sue parole e la sua dolcezza e poi tutto l'impegno che abbiamo messo insieme a Niccolò Fabi e tanti altri artisti per attualizzare attraverso la musica il messaggio di Dante, insomma rendere Dante popolare. È universale come sempre perché poi quando si parla delle passioni umane, dei sentimenti, delle nostre visioni del mondo, grandi o piccoli, tutti se opportunamente guidati, ognuno ha da dire e il cuore di tutti viene toccato e Dante è capace di questo, di toccare le menti e i cuori di tutti. Inaugurato al Meyer di Firenze, il Family Center Anna Meyer nel 130° anniversario dell'ospedale pediatrico fiorentino. Una struttura innovativa realizzata per rivoluzionare il modello di accoglienza e mettere al centro la famiglia e le sue esigenze nel momento del primo impatto con l'ospedale. Oggi è un giorno importante soprattutto perché festeggiamo con tutta la nostra comunità i 130 anni della vita dell'ospedale. Lo facciamo inaugurando un nuovo padiglione che intitoliamo Anna Meyer, la cui morte è avvenuta il 13 dicembre del 1883, da cui è nata tutta la nostra storia. Quindi oggi inauguriamo questo Family Center che servirà come prima accoglienza delle famiglie che arrivano all'ospedale per un ricovero. Sul Meyer abbiamo messo le risorse che voi sapete, le vedete anche nella realizzazione di questa struttura, ma noi vogliamo che si allarghino gli spazi perché effettivamente il Meyer sta rivelando una tale qualità nei servizi che offre che vi è domanda da tutta Italia e quindi una parte consistente degli ambulatori e anche reparti che hanno una finalità magari di cura per un giorno li porteremo nella struttura che è al di là della strada e che ferve dei lavori di ristrutturazione e ampliamento. Poi sta diventando un istituto di ricerca nazionale. Il Meyer continua a migliorare la propria offerta, la propria capacità di accoglienza in un'ottica multidisciplinare e multiprofessionale in cui l'alta professionalità in campo sanitario si integra anche con un tratto di umanità che in qualche modo è fortemente connesso alla propria capacità di accoglienza. Si tratta di una struttura ecosostenibile che si estende per una superficie di circa 500 metri quadri e in totale armonia con l'ambiente Meyer. Il Family Center si integrerà con l'ospedale dal punto di vista funzionale in quanto sarà il luogo di riferimento per le famiglie in attesa del ricovero del proprio figlio. Qui le modalità organizzative polifunzionali vedranno riunite una serie di attività e di figure professionali e di supporto, quali assistenti sociali, psicologhe, infermieri, associazioni dei genitori e di volontariato. A me piace pensare a Firenze come la città a misura di bambino. È un dovere civico e morale, oltre che frutto di una sensibilità che abbiamo sempre avuto nella nostra comunità. È un'eccellenza toscana, un'eccellenza italiana, un grazie ai tanti professionisti che con fatica, impegno, dedizione ogni giorno riescono a fare di questo ospedale un fiore all'occhiello per il nostro territorio, per la nostra Toscana. Essere oggi qui a questa inaugurazione dà il senso degli investimenti che vogliamo fare per porre sempre più il bambino al centro delle politiche sanitarie della nostra regione. Regione Toscana, il Consiglio regionale.